Salve, buongiorno a tutti e benvenuti su Cinemarte. Oggi vi parlo di un film nuovissimo, The Animal Kingdom, un film diretto da Thomas Kelly, tratto dal fantasy francese in cui le persone si trasformano in animali e la mutazione rimanda sicuramente alle differenze sociali. Quindi parliamo di questo film molto interessante. Il mondo di The Animal Kingdom ha una doppia anima. Da una parte sembra procedere come sempre, e dall'altra ci porta invece in una realtà parallela, dove gli uomini mutano lentamente in animali, uccelli, volpi, lupi diventano così i reietti della società, quelli a cui dare la caccia. A mettere mano a questo fantasy francese che guarda ai blockbusters USA tipo X-Men è Thomas Kelly, che ci porta fin dentro questa epidemia in un futuro a noi molto vicino. Protagonista del film è il bravissimo Romain Duris nel ruolo di François, che nella vita fa il cuoco e cerca di salvare la moglie colpita da questa misteriosa mutazione. Infatti sta per diventare un lupo. Ora l'uomo a cui non manca il coraggio parte insieme al figlio sedicenne Emil, interpretato da Paul Kircher, dopo aver scoperto che la donna è fuggita e si è rifugiata in un bosco. Nel frattempo, in questo mondo che va in pezzi, anche il giovane Emil va in crisi, in profonda crisi. Vorrebbe una vita normale come tutti i ragazzi della sua età, chiaramente, ma tutto intorno a lui precipita mentre si ritrova a fare amicizia con un uomo uccello incapace di volare. Il film sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 13 giugno con I Wonder Pictures. E ancora nel cast di The Animal Kingdom, che ha ricevuto, vi ricordo, 12 candidature al 49esimo premio César, aggiudicandosene ben 5. Anche Adèle Excarpulos e Nathalie Richard fanno parte del cast. Il cambiamento c'è. È ovunque e la società è costretta ad affrontarlo in questo caso, nel caso di questa storia. Fa addirittura di tutto pur di continuare a funzionare normalmente, evitando di mettersi in discussione. Così dice il regista: volevo assolutamente arrivare al nocciolo della questione, ha detto il regista in una recente intervista. Volevo arrivare al nocciolo della questione, diceva, fin dalla prima sequenza. Volevo introdurre, senza preparare lo spettatore, quella che è diventata una nuova realtà per i personaggi del film. Da qui la scena di un ingorgo stradale, in cui appare una creatura che seminerà il caos e che si conclude con il commento disinvolto di un automobilista che dice: che tempi! E ancora Thomas Kelly continua dicendo: abbiamo iniziato a scrivere il film nel 2019. Poche settimane più tardi, purtroppo, si è diffuso il Covid e ci siamo trovati in isolamento. Gli avvenimenti allora hanno come confermato le nostre intuizioni. Ci abituiamo molto velocemente a qualsiasi cosa. Dopo qualche settimana non ci stupiva più vedere branchi di cinghiali nei centri urbani deserti e rispettare
costanti coprifuoco, ce lo ricordiamo benissimo tutti purtroppo. La normalità era cambiata in termini di riferimenti. Mi sono rifatto a Un mondo perfetto di Clint Eastwood. E ancora a Thelma e Louise di Ridley Scott, dei film porosi costruiti attorno ai loro personaggi che privilegiano l'emozione e si svincolano dal genere. Le creature mutanti del film possono ricordare i migranti? Vi chiedo. Sì, risponderei, ma non solo. La mutazione rimanda alla differenza e al modo in cui la viviamo, come individui e come società. E gli stranieri sono una delle manifestazioni di questa differenza. Tuttavia, più in generale, nel film si parla di mettere in dubbio il concetto di normalità. Il cinema, conclude il regista, ha spesso ripreso il tema dell'animalità in una forma dualistica. Da un lato i film di mostri, dall'altro i film di superuomini, lupi mannari e supereroi, forme di assoluta alterità che in fondo ci rassicurano. E anch'io vi voglio rassicurare. Andate a vedere questo film. Io ve lo consiglio. The Animal Kingdom. Buona visione a tutti.